Dal Vangelo di Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano fra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case, e fratelli, e sorelle, e madri, e figli, e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». Sorelle e fratelli carissimi, per la 28ª settimana del tempo ordinario, la buona novella vi raggiunge da Arielli, nella chiesa parrocchiale di San Michele, patrono di questa comunità che è molto devota a questo santo. In questa chiesa, nei dipinti che vedete nell'abside alle mie spalle, in un qualche modo è racchiuso il senso del Vangelo di oggi, il salto di qualità che il Signore ci chiede dalla semplice osservanza dei comandamenti a seguire Lui e il suo Vangelo. Non basta, infatti, per essere totalmente perfetti, per avere una vita piena, completamente riuscita, felice, osservare semplicemente i comandamenti. Occorre fare di più, occorre dare un colpo d'ala alla nostra vita, una misura alta alla nostra esistenza, come diceva San Giovanni Paolo II, e affidarci al Signore Gesù e al suo Vangelo. Il salto di qualità che il Signore ci richiede ci viene presentato attraverso un incontro che Lui ha con un tale, uno senza nome, perché i suoi molti beni avevano in un qualche modo rubato la sua identità. La sua identità era data dalle cose e non da se stesso, dalla sua dignità di uomo e di figlio di Dio. Matteo, nell'episodio corrispondente, ci dice che questo tale era un giovane. Egli si reca di corsa davanti a Gesù e davanti a Gesù si prostra, come facevano gli ammalati. In un qualche modo perciò capisce che nella sua vita
c'è una sorta di malattia interiore, c'è una sorta di malattia nella sua anima che lo rende triste. Infatti, quando egli va da Gesù, è triste, è afflitto. Peccato però che resti tale anche quando lascia Gesù, proprio perché non fa sua la proposta del Signore. Egli quindi, come un ammalato, come il lebbroso, come l'indemoniato di Gerasa, si getta ai piedi di Gesù e chiede a Gesù il suo intervento. Il lebbroso chiese a Gesù di essere purificato, cioè che Gesù rendesse nuovamente umano il suo volto sfigurato dalla lebbra e gli desse la possibilità di tornare a una vita familiare, comunitaria, sociale, ecclesiale. L'indemoniato di Gerasa chiede a Gesù di essere guarito dal demone che faceva fare a lui del male agli altri e anche a se stesso, entrambi isolati nel loro problema, nella loro malattia. Anche questo tale era isolato. Se le persone andavano da lui, era solo per ottenere qualche privilegio dalle sue sostanze. E questo tale è un uomo buono, è un uomo che ha anche studiato, che conosce bene la legge e la teologia. Infatti va da Gesù non per chiedere cose materiali, benessere, salute, denaro. Aveva già tutto questo, aveva anche un grande riconoscimento sociale. Va da Gesù per chiedere la cosa più importante di tutti, la risposta alla domanda fondamentale che tutti dobbiamo farci. Signore Gesù, ma la mia vita è veramente vita? Io sto vivendo in modo veramente umano, in modo veramente pieno, bello la mia esistenza, o devo fare altro? E capisce quindi che ha bisogno di una vita eterna, della vita dell'Eterno, di una vita che non viene dalle cose di questo mondo e nemmeno dalle persone di questo mondo, ma che può venire solo da Dio e che può venire da Dio come un dono. Cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Egli sa che la vita eterna, la vita dell'Eterno, non la può né comperare con i suoi molti beni, né meritare con i comportamenti buoni della sua esistenza. Gli può essere soltanto data in eredità, come dono. E questo chiede. Gesù lo guarda nell'intimo, cerca di leggerlo nel suo cuore e intuisce che è il momento giusto perché questo tale faccia il salto di qualità nella sua vita. E allora comincia dal primo passo per potergli poi fare la proposta definitiva. Dice prima di tutto a questo tale: perché mi chiami buono? Ok, chiamarmi maestro, lo sono, ma perché buono? Il greco direbbe insigne. Perché mi chiami insigne? Uno solo è il maestro insigne, il Signore Dio, ed egli, quello che è necessario per avere una vita piena, te lo ha già detto, tu già lo sai. È contenuto nella scrittura, è contenuto nella Torah, è contenuto nei comandamenti. Osserva i comandamenti. La cosa sorprendente è che Gesù, per l'unica volta in tutto il Vangelo, cita il Decalogo, ma non nella sua interezza. Cita i comandamenti dal quarto in poi, quelli che riguardano le persone, i fratelli e le sorelle, i genitori, la famiglia, la società. Non si preoccupa di citare i primi tre comandamenti, che erano quelli che caratterizzavano la spiritualità di Israele, l'unicità di Dio, l'originalità di Dio, che non voleva altri dei davanti a sé. Ma i tre comandamenti iniziali saranno poi ripresi e racchiusi dalla proposta che Gesù farà a questo tale: seguimi. In questo seguimi c'è tutto quello che era contenuto nei primi tre comandamenti. Io sono Dio, vieni appresso a me, ti indico la strada.
Questo tale, quando Gesù gli risponde, probabilmente ha un senso di delusione nel suo cuore e pensa: ma quello che mi stai dicendo tu, io già lo so, e quello che mi stai dicendo tu me lo hanno detto tanti altri maestri. Io sono venuto da te perché tu sei speciale e mi dici soltanto questa cosa: osserva i comandamenti. E poi aggiunge: ma io questa cosa la faccio da sempre, da quando ero ragazzo. Ci sembra di poter sentire San Paolo che quando parla di sé dice: io sono irreprensibile rispetto alla legge. Certo, forse da parte di questo giovane, di questo tale, c'è una piccola presunzione o perlomeno una sorta di ottimismo rispetto alla sua vita, perché San Giovanni nella sua prima lettera ci dice che chi pensa di essere senza peccato è un bugiardo. Quindi sicuramente qualche fragilità, qualche mancanza anche nella vita di questo tale ci sarà stata. Comunque sostanzialmente egli è uno che segue la legge, che osserva la Torah, che mette in pratica i comandamenti. E allora Gesù gli fa la proposta definitiva: se vuoi essere perfetto, ricordati che ti manca una cosa sola. Anzi, il testo greco dice: ti manca l'uno, ti manca il cuore, quello intorno al quale puoi costruire tutto il resto della tua esistenza. Va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. In questa proposta c'è l'invito ad abbracciare il Vangelo, il cui cuore è l'amore. Non una semplice osservanza esteriore delle leggi, ma il seguire l'amore, la vocazione fondamentale di ogni essere umano. L'uomo, infatti, nel Vangelo non si riconosce da ciò che ha, ma da ciò che dà. Nel Vangelo il verbo amare è sempre coniugato insieme al verbo dare. Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio per la salvezza del mondo. E Gesù stesso offre la sua vita perché ama fino in fondo l'umanità. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue. Non trattiene nulla per sé, perché sa che solo amando realizza il disegno del Padre e con esso se stesso. Il tale ascolta, ma non è capace di fare quel salto di qualità che Gesù gli propone. Ascolta, ma se ne va via triste, perché aveva molti beni. Il suo legame con i beni, il suo legame con la ricchezza, con l'idolo della ricchezza, è così grande da aver vinto anche il bisogno di felicità che provava nel cuore. Non ha voluto rischiare di lasciare agli altri le sue ricchezze per seguire il Signore. È arrivato avvolto dalla tristezza, se ne va avvolto dalla stessa tristezza. E qui Gesù fa capire che ciò che è accaduto a quel tale vale per tutti i discepoli, vale anche per me che vi sto parlando, vale per voi che mi state vedendo e ascoltando. Tutti siamo chiamati a lasciarci alle spalle i beni della terra e le sicurezze del mondo per seguire Gesù fidandoci di Lui e della Sua provvidenza. Ma Gesù ci ricorda che questo non è facile. Anzi, ci dice che è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco, uno che è attaccato alle cose, possa entrare nel regno dei cieli. San Paolo nella prima Timoteo dice che l'attaccamento al denaro è l'origine di tutti i mali. Forse in questa immagine che Gesù usa c'è stato un piccolo errore nelle trascrizioni che nei secoli si sono succedute. Probabilmente un copista, invece di scrivere kalos, che significa gomena, la fune che si usa sulle navi, ha scritto camelos, cammello, e quindi l'esempio è diventato ancora più assurdo,
perché è impossibile anche che una fune entri nella crune di un ago, ma è certamente impossibile che ci entri un cammello. Il significato è evidente, anche se probabilmente nella mente di Marco non c'era tanto l'ago con la sua cruna, quanto una piccola porticina che nelle mura della città era a fianco al portone principale, ed era la porticina che rimaneva aperta quando il portone principale veniva chiuso. Quella porticina, piccola proprio come la cruna di un ago, permetteva l'ingresso a un uomo, a una donna, a una persona senza niente, soltanto con la sua persona. Non poteva avere bagagli, non poteva avere armi, altrimenti non ci sarebbe passato in quella cruna del lago. E quindi diventa ancor più evidente il messaggio: non devi portare nulla con te, non devi avere niente con te, perché quello che ti interessa, quello che ti serve, ce l'hai nella mente e nel cuore. Fidati e affidati al Signore e vai avanti. E allora Pietro interviene a nome di tutti e dice: certo, Signore, è difficile lasciare e seguirti, ma noi lo abbiamo fatto. Io e tutti gli altri apostoli che siamo con te abbiamo lasciato tutto, ti abbiamo seguito. Che cosa ci aspetta? Qual è la nostra ricompensa? E Gesù dice: stai tranquillo, Pietro, non pensare di dover combattere in generosità con Dio. Dio non si fa vincere nella generosità. Se tu hai lasciato padri, madri, fratelli, sorelle, campi, ti verrà dato 100 volte tanto su questa terra, anche se non mancheranno le persecuzioni, e poi ti verrà data la vita eterna, ti verrà data la vita dell'Eterno, il segreto della felicità, il segreto della pienezza della vita. È interessante notare nella risposta di Gesù alcune caratteristiche. Gesù dice che bisogna lasciare la propria casa, la propria famiglia, che nella Bibbia rappresenta la tradizione, il pacchetto dei valori che gli antichi ci consegnano, che i nonni, i genitori ci mettono nelle mani. Dobbiamo lasciare queste cose perché ciò che dobbiamo seguire e servire adesso è il Vangelo di Cristo, che porta a compimento ciò che gli antichi ci hanno insegnato, supera ciò che nei comandamenti avevamo già cominciato ad osservare. Poi è interessante notare che nelle cose da lasciare si parla di padre, di madre, di fratelli, di sorelle, di campi, di case, non si parla di mogli. Questo a indicare che se uno è sposato, la sequela con Gesù la deve vivere con il suo sposo e con la sua sposa. Nel nuovo rito del matrimonio si parla del matrimonio come nuova via di santificazione. Il Signore si può e si deve seguire come coppia, si può e si deve seguire come famiglia. E poi è interessante notare che quando Gesù parla del centuplo che avremo qui, parla di 100 madri, di 100 figli, di 100 case, di 100 campi, non parla di 100 padri, perché nella comunità ecclesiale i padri non ci sono, ci sono solo i fratelli e le sorelle. Di padre ce n'è uno solo, ed è il Padre di Gesù e il Padre nostro, il quale ci dona la vita attraverso Gesù e ci chiede di esprimerla pienamente nell'amore. Più siamo capaci di amare, più siamo capaci di dare, più avremo trovato il segreto della felicità. E allora non ce ne andremo tristi come quel tale che ha abbandonato Gesù, ma seguiremo Gesù fino in fondo, perché finalmente avremo scoperto il segreto della vita. Ama e la felicità abiterà in te.